That jumps out. Good for him. Riprendono allo stadio Monterisi gli allenamenti dell'Audace Cerignola, la formazione giallo-azzurra di Massimo Gallo che milita nel campionato di promozione in Girone A. Dopo 9 risultati utili consecutivi, i giallo-blu sono stati costretti al pareggio in trasferta 1-1 dell'Ascoli Setriano che lotta per la salvezza. Un punto sicuramente positivo considerando la contemporanea sconfitta dei Reali City in casa ad opera della Rotiglianese per 1-0. E sarà proprio questo l'avversario per i ragazzi Fantini in programma domenica prossima alle 14.30 allo stadio Monterisi. La seconda in classifica ha perso dopo che aveva avuto un filotto di 5 vittorie e 4 pareggi, unica sconfitta dunque contro la Rotiglianese. Di contro invece la formazione giallo-blu che fino a questo momento ha un rullino di tutto rispetto, 28 punti conquistati con 9 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Dunque si prevede il pubblico delle grandi occasioni per un match che non mancherà di dare nei 90 minuti tante belle emozioni. Michele Drago, è stata una partita non facilissima contro un avversario che vi ha dato davvero del filo da torcere fino al quinto set, ma vedendo il tuo umore dal primo ho capito che molto non ti è piaciuto. Non è questione che molto non mi è piaciuta, è questione che quando si mette anche la sfortuna a giocare contro di te non va bene, perché perdere un'altra giocatrice importante al primo set e oggi ci sarebbe servita la prima centrale perché ci serviva allargare i muri con il suo attacco in fast. Abbiamo giocato sempre con muro piazzato, abbiamo fatto un po' di fatica perché chiaramente poi paghi i 5 lunghi set, ma tutto sommato sono contento della prestazione della squadra perché è stata quantomeno in campo dall'inizio fino alla fine, ci siamo giocata con gente che dalla panchina sta dimostrando di saperci fare. Tra l'altro è stato un quinto set combattutissimo, lasciamo perdere un po' le polemiche perché non credo servano in questo caso. L'ultimo set è stato combattutissimo, però non ci stanno due errori importantissimi a nostro favore all'ultimo set. Sono disattenzioni dell'arbitro, noi stiamo attenti fino all'ultimo, loro devono essere uguali. Noi ci alleniamo, loro si devono allenare lo stesso. Non si tratta di fare polemiche, ma si tratta che se a quel punto la partita può cambiare a loro favore. Comunque alla fine abbiamo preso noi 2 punti e va bene così. Adesso ancora un'altra settimana di preparazione di allenamento e poi una bella trasferta da non sottovalutare. Assolutamente no, speriamo di recuperare la nostra centrale che in questo momento è importante. Chieti ce la dobbiamo preparare bene, 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 come abbiamo fatto questa settimana, come facciamo sempre. Poi la palla è tonda, speriamo che ci vada bene, speriamo di non avere altre sfortune nel proseguo del nostro campionato. Grazie. Prego. Grazie mille. Chiedo scusa, è possibile avere la vostra coach per un'intervista? Penso che sarà... non lo so. Se me la potete rintracciare perché ho già chiesto a qualcun altro se riusciamo cortesemente. Parlano gli spogliatori, vedi?